assessori, il dottore Sigla ce ne parleranno, in virtù di questo credo che già nei prossimi giorni i lavori sul Corso Garibaldi potranno riprendere. L'ultima cosa, anzi la penultima, proprio in virtù di questo, oggi io ho letto sul quotidiano molto gossip, non c'entra nulla né con il Corso Garibaldi né con Piazza Duomo, ho letto tante notizie, anche addirittura la locandina fuori dalle edicole annunciava determinate posizioni da parte della Giunta, determinate decisioni da parte della maggioranza o del sindaco, dell'amministrazione. Vorrei chiarire una cosa, e sia chiaro per tutti, per gli organi di informazione, per la maggioranza, per la minoranza, per i cittadini, per tutti. Le notizie ufficiali sono esclusivamente quelle che dà il sindaco, sono esclusivamente quelle che comunico e che comunichiamo nelle conferenze stampa o che vengono fuori dalle notizie date dal Roto San Giorgio e dall'ufficio stampa di questo comune. Tutto quello invece che viene fuori da valutazioni, da indiscrezioni, quasi da calciomercato, mi piace fare sempre il paragone col calciomercato, è solo frutto della fantasia, del pettegolezzo di notizie date ad arte per riempire le pagine dei giornali, e che è destituito di qualsiasi fondamento, o comunque non è una notizia ufficiale, come nella precedente conferenza stampa comunico il prossimo appuntamento. Noi già domani faremo un incontro con i rappresentanti del nostro ufficio tecnico, dirigenti e funzionari, per mettere fine a quella che è la piaga oggi più attuale che i nostri cittadini ci comunicano di sentire, che è quella della manutenzione del manto stradale. Le attività di manutenzione ordinaria sono iniziate, seppur in maniera non ordinata e perfettamente calendarizzata, ma a noi naturalmente questo non basta ai cittadini, non può essere sufficiente per nessuno. Oggi tuttavia però per la manutenzione straordinaria delle strade, quindi per rifare il manto stradale da cima a fondo, sono stati stanziati circa 200.000 euro che, tradotti in chilometri, potrebbero essere sufficienti per una strada lunga quanto la via Marina e qualcosa in più. Non è sufficiente soprattutto perché le strade, soprattutto nelle periferie, nei quartieri periferici della nostra città, sono degne della Beirut degli anni 70, quindi la valutazione di questa amministrazione sarà quella di reperire fondi e risorse, naturalmente purtroppo esterne all'ente, per cercare di avviare uno studio di fattibilità, un progetto esecutivo che ci consenta di riasfaltare da cima a fondo, da capo a piedi, tutte le strade della nostra città. Su questo, quando avremo notizie più precise, sia sui fondi, sia sulla tempistica, e speriamo di poterlo fare a breve, vi daremo notizie più precise. Che già ieri sera abbiamo avviato con la sovrintendente architetto Iceberg, è un dialogo improntato unicamente alla tutela dell'interesse della città. Questa amministrazione ha innanzitutto precisato quella che è l'indirizzo politico dettato dal sindaco e dalla giunta, e l'amministrazione ha il dovere di tutelare, all'interesse di tutelare il patrimonio artistico, culturale, storico della città, unitamente agli altri enti che hanno questa responsabilità istituzionale, ma anche il Comune di Reggio Calabria ha l'interesse affinché ciò si faccia puntualmente, con precisione. E allora, si è avviato questo dialogo. Sul Corso Garibaldi siamo fiduciosi, perché anche grazie alla disponibilità della ditta aggiudicataria dei lavori, siamo convinti che i lavori del Corso Garibaldi possano essere ripresi velocemente e si possa avviare un percorso costruttivo nell'interesse della città anche per tutte le altre opere pubbliche finanziate con fondi comunitari, per le quali questa amministrazione si ritrova progetti già in uno stato avanzato. Molte di queste opere sono già appaltate.
Abbiamo dei tempi rigidi che ci vengono imposti dalla Regione Calabria rispetto alla spesa, alla rendicontazione delle risorse comunitarie. Penso ad esempio al Corso Garibaldi, la necessità che i lavori siano consegnati entro il 31 dicembre del 2015.